1700 bottiglie calate in mare nella baia di Bacoli e 1700 depositate nelle tradizionali grotte di tufo a Casal di Principe. Quattro le aziende che hanno dato vita ad un progetto che sembra trovare nuove adesioni per fare sistema locale per la promozione, tutela e valorizzazione del vino della vite ad Alberata, unicamente coltivata nell'area versana. Le cantine Vite Matta, Bonaparte, De Angelis e Masseria Campito vogliono scoprire in termini scientifici quali differenze possono riscontrarsi con le due tipologie di affinamento. Questa è la tematica dell'incontro andato in programma a Villa Ferretti dal nome Asprigno, un mare di bulle. Il vino Asprigno è caratteristica, in qualche modo marchia di significato, il territorio di Casal di Principe negli ultimi anni grazie all'attività di cooperative, di volontariato che fanno anche assistenza ai disabili. E si aiuta ad arrivare a livelli straordinari. Partendo da un prodotto che è molto particolare, dell'Asprigno, uno dei vitigni più antichi d'Italia, che riesce a salire a 15 metri d'altezza, noi abbiamo pensato di immergerlo a 15 metri di profondità, ma non in un posto qualunque, qui a Baia, nei pressi della città sommersa, quindi in un posto storico. All'interno della cantina Vite Matta queste uve vengono lavorate, vengono trasformate in spumante, che sono state poi oggi immerse lì al largo di Bacoli, dove sosterranno per un anno, e tra un anno verranno recuperate. Una parte di queste bottiglie, una metà, circa una metà, sono state attivate in una grotta dell'Agro Aversano, e poi tra un anno faremo la comparazione tra quelle che hanno subito un affinamento in acqua e le altre invece che hanno subito un affinamento in grotta. Oggi si chiude il cerchio grazie al mare dei Campi Flegrei, dell'area sommersa di Baia, perché c'è l'aria, essendo l'Asprigno, la vita maritata, che va in altezza fino a 15 metri, scende sotto di 15 metri nel terreno, poi il fuoco dato dall'area vulcanica, e quindi si aggiunge l'ultimo elemento che è il mare.